Buongiorno, sono Anna Rita Properzi, la proprietaria di questo ristorante, La Peregina, nonché chef del ristorante. Questo ristorante è nato 10 anni fa in seguito a una vicissitudine personale e ci tengo a sottolineare che il nome del ristorante mi è stato dato tramite messaggio in un sogno. Per quanto riguarda la nostra cucina, una cucina molto semplice e allo stesso tempo genuina. Puntiamo soprattutto sui primi fatti tutti a mano, quindi tutta pasta fresca, e anche i nostri dessert sono fatti a mano. Inoltre abbiamo anche pizza esclusivamente con lievito madre, un lievito madre maturo di 6 anni. Facciamo anche pizza per celiaci e sottolineo che anche la pizza per celiaci è un lievito madre. E per quel che mi riguarda è il primo ristorante in Umbria che fa lievito madre celiaco. Per quanto riguarda i nostri piatti, devo dire che ogni piatto da me creato viene fatto con amore, di modo che quando arriva il cliente viene caricato di un'energia positiva e per me, siccome credo molto nelle energie, per me questa è una cosa molto importante. Grazie. Oggi per il nostro giro gastronomico dell'Umbria presentiamo un piatto insieme alla mia collaboratrice Morena, uno strangozzetto alla chitarra con farina di ceci. Condito in maniera molto semplice con pancetta croccante, rosmarino, olio extravergine d'oliva delle nostre zone, rifinito con un crumble di parmigiano. Il nostro piatto di strangozzetti di farina di ceci è formato da farina di ceci, uova, ora Morena illustra il tutto, impasta. Naturalmente viene impastato e si forma una pallina che si lascia riposare. Noi giustamente l'abbiamo già creata e fatta riposare. Morena prende una parte della pallina di farina di ceci precedentemente impastata. Crea una striscia a misura per poter essere tagliata nella chitarra. Striscia viene posta sulla chitarra, dopodiché si creano i strangozzetti che noi abbiamo già creato. Questi sono gli strangozzetti che Morena ha già creato con la chitarra. Andiamo a preparare il condimento mentre la pasta cuoce. Questo è un olio extravergine prodotto qui a Monteleone d'Orvieto da un agriturismo. Morena andrà a mettere l'olio extravergine. Facciamo rosolare la nostra pancetta di modo che diventa croccante. Ecco, la nostra pancetta è diventata croccante. Uniamo un pizzico di rosmarino. Facciamo leggermente saltare. Scoliamo la pasta. Giriamo. E ora andiamo ad impiattare la pasta. Rifiniamo con alcuni aghetti di rosmarino e una bella manciata di crumble di parmigiano. Il crumble naturalmente viene fatto prima con parmigiano, una noce di burro e farina e viene cotto al forno. Rifiniamo con del rosmarino. E una bella spruzzata di olio extravergine. Il piatto è pronto. Grazie.